Buongiorno e bentrovati, siamo al ristorante Frontemare che anche in questa estate 2022 ospiterà tanti eventi legati al marchio Icaro Sport, eventi che saranno ovviamente trasmessi poi sulla nostra emittente Icaro TV canale 18, sul digitale terrestre in tutta la regione Emilia Romagna e ovviamente anche in streaming su Icaro Play. Quest'anno sono davvero tanti gli eventi, ci sono ben 5 serate che saranno seguite dalle nostre telecamere qui al Frontemare, perché avremo le 2 serate di calcio d'estate, il premio sport Rimini e Riccione che quest'anno sarà d'estate, poi vi dirò anche le date, e poi avremo la festa del tennis romagnolo e ci sarà anche una serata di gala della ginnastica Riccione. E poi parleremo anche di un evento, invece uscendo dal Frontemare, un evento di calcio benefico che si terrà invece allo stadio Nicoletti. Allora vado subito a presentare chi è qui con me per presentare queste serate, queste belle iniziative. Attilio Fabbri, opinionista di calcio.basket e nello staff organizzativo di Calcio d'Estate, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo qui a Frontemare, quest'anno finalmente dopo il Covid ci siamo. Ci siamo, ripartiamo. Alessandro Giuliani, giornalista del Corriere Romagna e soprattutto di NetGeni, in questo caso per l'organizzazione della grande festa del tennis romagnolo. Buongiorno Alessandro. Grazie Roberto, grazie dell'invito. Per me è veramente un onore essere qui. E poi per parlare di questa serata, che è una serata molto importante ed è una serata dal titolo Un calcio al bullismo, che insomma la dice già tutta, se vogliamo, abbiamo lo scrittore Cristian Cevoli, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona giornata, ringrazio tutti quanti per l'invito e niente, speriamo che sia un evento bello, ma soprattutto un evento che possa aiutare veramente chi ha bisogno. Certo, poi ne parleremo più nel dettaglio, ci racconterai tutto quello che succederà. Però iniziamo con Calcio d'Estate. Beh, Calcio d'Estate è la nostra trasmissione estiva, storicamente qui alla Frontemare già da tantissimi anni ormai, e questa è la nostra base estiva. E ne approfitto per ringraziare tutto lo staff del Frontemare, per ringraziare i fratelli De Luca che ci ospitano sempre e ci fanno sentire davvero a casa qui al Frontemare o anche quando andiamo allo Zodiaco, però insomma in questo caso al Frontemare dove saranno queste 2 serate. La prima è già giovedì, quindi giovedì sera vi aspettiamo qui al Frontemare per la serata dedicata ai settori giovanili, quindi il 9 giugno, con poi messa in onda in differita su Icaro TV la serata successiva, quindi venerdì 10 alle 20:35, invece giovedì ci ritroveremo alle 20 per iniziare la serata conviviale, la cena e poi vedere sfilare tutti i settori giovanili delle società che parteciperanno a questa prima serata. Poi ci sarà la seconda serata di calcio d'estate che sarà il giovedì successivo, quindi dal 9 passiamo al 16 con messa in onda poi venerdì 17 sempre alle 20:35. Ecco, la seconda serata sarà dedicata alle prime squadre. È chiaro che noi abbiamo diviso le 2 serate, però in realtà insomma entrambe vanno bene sia per le prime che per i settori giovanili, perché abbiamo diverse società che non riusciranno a partecipare a una serata, allora parteciperanno con prime squadre e settori giovanili magari in un'unica serata, insomma ci hanno già contattato per questo. E questo per quanto riguarda calcio d'estate nel quale è coinvolto in prima persona il nostro Attilio Fabbri. Allora Attilio, che invito facciamo alle società quest'anno? Invitiamo a partecipare, che è una bella serata, quest'anno l'abbiamo fatta dalla Serie D alla terza categoria, tutti in una serata. E questo è importante, ci sono molte squadre locali che quest'anno hanno vinto i campionati, quindi le invitiamo. Abbiamo fatto l'amplain praticamente per quanto riguarda il livello regionale. Esatto, abbiamo molte squadre che hanno vinto i campionati, le invitiamo qui la serata, che tutte sul palco. Quest'anno una novità, non faremo le bombe di calciomercato, le chiederemo direttamente alle società, perché è importante che le società lo dicono loro. Quindi il calciomercato si apre adesso, siamo all'inizio, noi facciamo le 2 prime serate qui a Frontemare e quindi non diamo notizie di bombe, le chiediamo direttamente. C'è molti scambi già di allenatori e le società lo diranno loro sul palco. Invito tutti a prenotare i tavoli, che è molto importante perché bisogna prenotare. Diamo anche il mio numero di telefono cellulare se lo vogliono.
che così prenotano direttamente 339 30 29 476 per le prenotazioni, oppure ad Alberto Bonfantini, a Icaro TV, a Frontemare per la prenotazione. Certo, certo, insomma, dove volete, insomma, però l'invito è quello a partecipare. Questo per quanto riguarda le due serate di calcio d'estate che saranno quest'anno di giovedì, quindi è una novità perché gli altri anni solitamente erano di martedì, quest'anno di giovedì, il 9 ed il 16. Andiamo ancora in ordine cronologico perché martedì 28 giugno, qui invece andiamo di martedì, con messa in onda poi in differita su Icaro TV mercoledì 29 sempre alle 20:35 ci sarà il premio sport Rimini e Riccione, uno dei nostri premi con maggiore partecipazione perché riguarda proprio le città di Rimini e Riccione, tantissime società sono invitate, questo è un premio invece ad invito perché ci sarà anche la consegna di una targa per meriti che possono essere sportivi, organizzativi o comunque di ogni genere, però insomma c'è una motivazione che spinge appunto alla premiazione. E, insomma, dovremmo avere anche sindaci e assessori dei due comuni presenti, chiaramente per quello di Riccione attendiamo l'esito delle elezioni, e però sarà appunto una grande festa. Ecco, anche per le segnalazioni di società, perché noi ovviamente cerchiamo di seguire tutto lo sport del nostro territorio, però se ci dovessero essere anche delle società che magari per un motivo o per l'altro noi non abbiamo contattato, insomma possono farlo anche al mio numero 329-6207-103 per appunto segnalarci se c'è una situazione di merito per cui queste società possono essere premiate, quindi vi invito eventualmente a farlo. Questa è una serata, ricordiamo, su invito per quanto riguarda la partecipazione delle società. Quindi abbiamo parlato delle prime tre grandi serate di sport organizzate direttamente da Icaro Sport, però ce n'è una che è una grande festa che Icaro Sport sta seguendo ovviamente con la messa in onda su Icaro TV già da diversi anni ed è la festa del tennis romagnolo. E qui cedo la parola direttamente ad Alessandro Giuliani che ci può raccontare che cosa succederà. In questo caso siamo a giovedì 7 luglio e sarà la serata di questo gran galà dedicato al tennis. Alessandro. Grazie Roberto. Beh, sarà un galà del tennis romagnolo, il format è abbastanza consueto, in questi anni siamo riusciti sempre a farlo tranne un anno proprio per il problema del Covid, ma l'anno scorso già eravamo quota 500 partecipanti, 28 circoli della Romagna presenti l'anno scorso. Quest'anno ci attendiamo una partecipazione simile, noi raccogliamo tutti gli appassionati di tennis, beach tennis e paddle. L'invito si rivolge a tutti i circoli della Romagna. Aspettiamo un'affluenza importante perché il tennis sta vivendo un momento incredibile. Forse nella storia del tennis italiano non c'è mai stato un momento così positivo, ma non solo per il tennis italiano, anche per il tennis romagnolo. Noi abbiamo giocatori ormai che da Lucia Bronzetti a Sara Errani fino ai maschi, i ragazzi giovani come Manuel Mazza e Marcello Serafini. Negli ultimi due settimane abbiamo vinto due tornei ITF consecutivi, Manuel Mazza al Cairo, Marcello Serafini a Ulsini in Montenegro la settimana precedente, e a livello giovanile c'è un movimento incredibile, per non parlare del padel, per cui siamo al massimo. E stavo pensando l'altro giorno che se la Romagna fosse una nazione, un paese autonomo, saremmo in grado di presentare una squadra di Coppa Davis competitiva e una squadra di Fed Cup, Billie Jean Cup, che è la corrispondente manifestazione femminile, da tabellone finale. Con Sara Errani e Lucia Bronzetti potremmo giocarcela con tutti. Questo sta a significare che cos'è la Romagna nel tennis a livello mondiale. La serata vedrà la partecipazione appunto dei circoli, premiazione delle top ten, delle eccellenze del tennis romagnolo, ma non solo del tennis ma anche del beach tennis, del paddle. Quindi top 10 e non escludiamo ulteriori premi speciali perché, cioè, racchiudere tutti in 10 premi sarà difficile, onestamente.
E quindi top 10 del tennis romagnolo, ci saranno i giocatori, andiamo da quelli di livello mondiale fino ai giocatori il settore giovanile, quarta categoria, cioè gli amatori. E quello che volevo dire ancora è che avrò come partner, un partner speciale quest'anno, Sport and Fan Factory. Oggi doveva essere presente Amerigo Vitali, purtroppo all'ultimo momento ha avuto un problema. Loro sono quei ragazzi incredibili che si sono inventati il tennis su erba naturale, hanno costruito Antonello Montalti nello specifico a Fanante, a Sarsina, due campi da tennis in erba naturale, quindi cioè, i campi in erba naturale in Italia sono pochissimi, 10-20 in tutto. E lui ha realizzato questi due campi utilizzando una semina di erba inglese, e quindi unitamente con Amerigo Vitali hanno creato questa vacanza di altissimo livello, perché unisce l'esperienza dei campi di tennis sui campi in erba all'alta cucina, alle terme, il bagno di Romagna. Quindi un appassionato può vivere un'esperienza totalmente nuova, e adesso poi quella sera lì ce ne parleranno, tra tennis su erba, terme, buon cibo, buona qualità della vita altissima, e quindi quella sera ne sapremo di più. L'ultima cosa che volevo dire è che tutti i circoli partecipanti avranno un accredito automatico di 5 biglietti per gli internazionali di tennis di San Marino, che si svolgeranno a Ferragosto, anche quest'anno, dall'8 al 14, sono le date esatte, non le ricordo, però è quella settimana lì che porta alla domenica di Ferragosto. E quindi tutti i circoli automaticamente avranno un accredito di 5 biglietti grazie a Cristian Forcellini, al presidente della Federazione Sammarinese Tennis. Allora, di più non dico, perché poi bisognerà venire quella sera lì. Io sono grato agli organizzatori, grato a Roberto Bonfantini che mi ha ospitato questa conferenza stampa. Non mi era quasi mai capitato nella mia vita, 30 anni di giornalismo, di essere da questa parte. Per me è una novità assoluta. E l'ultima cosa che voglio dire è ringrazio anche Frontemare e i fratelli De Luca, perché io dico sempre, se non hai dei partner così, una manifestazione così non la puoi organizzare. 500 persone da gestire sono veramente difficile, e lo puoi fare solo se hai una struttura di questo tipo qui sul mare, fantastica, e la disponibilità umana dei fratelli De Luca, perché veramente sono sempre pronti a soddisfare ogni richiesta, ogni esigenza. E se non ci sono persone così, io ho provato ad allargare questa esperienza anche in altre province, è veramente difficile, perché ti trovano mille problemi, mille ostacoli, mille. Qui veramente arrivi, 500 persone stanno larghe, stanno sul mare, stanno all'aria aperta, parlano di tennis una serata, un prezzo contenuto, perché si cena a 25 euro, gli under 14 a 15 euro. Quindi per quanto riguarda il tennis, io penso che più di così non si possa fare. Grazie a tutti. Grazie Alessandro. Ricordiamo, giovedì 7 luglio, la festa del tennis romagnolo su Icaro TV, venerdì 8 alle 20:35. Ricordiamo anche che ci sarà un'altra serata che sarà seguita anche dalle telecamere di Icaro TV, ed è la cena party del Ginnastica Riccione, martedì 14 giugno. E adesso invece usciamo, ma poi torneremo qui al Frontemare. Devo solo ringraziare, è una cosa veramente che mi stavo dimenticando, di ringraziare lo staff di NetGen, perché degli amici, la redazione di NetGen, che Gianluca Strocchi, Alessandro Spadoni, Asia Rovinetti, che ci daranno una mano nell'individuare anche i premiati. Grazie ancora. Certo, hai fatto bene a precisare, giustamente, a fare questo ringraziamento. Dicevo, torneremo poi al Frontemare, perché dobbiamo svelare, lo faremo in chiusura di conferenza stampa, invece a quale azienda è intitolato quest'anno il premio sport Rimini e Riccione, quindi un momento, diciamo, importante che teniamo per la chiusura. Adesso però usciamo virtualmente dal Frontemare e andiamo
allo stadio Nicoletti di Riccione per presentare questa serata che si chiama Un calcio al bullismo. È una partita del cuore, organizzata in collaborazione anche con Riccione Calcio 1926 e contro Arzon, la tua squadra. Ce ne parla Cristian Cevoli, che presenterà anche il suo libro Fidarsi di ogni emozione. Allora, lascio a te il microfono, raccontaci tutto. Grazie mille Roberto, è un piacere essere qua. E come hai detto te, questo evento, Un calcio al bullismo, è un evento che mi è venuto in mente circa un annetto fa, quando a novembre dell'anno scorso è uscito il mio primo libro, Fidarsi di ogni emozione, dove racconta la mia storia, dove ho avuto purtroppo, stato vittima di bullismo da piccolo, dove quando uno è vittima di bullismo purtroppo la vita ti cambia notevolmente. Io ho avuto la fortuna di avere amici, genitori che mi hanno comunque aiutato in quel momento lì e ne sono uscito rafforzato, ma devo dire che uscirne rafforzato è stato anche lo sport per me, quindi non solo il calcio, anche le arti marziali, lo sport in generale per me è stato comunque un qualcosa che mi ha aiutato veramente, e devo dire che lo sport mi ha portato molte soddisfazioni e mi è venuto in mente, grazie anche all'aiuto dei nostri partner di qua e di là, di decidere di fare un qualcosa di grosso, di grande, che per me è la prima volta, ma anche per la mia squadra è la prima volta, un calcio al bullismo, una partita del cuore. Diciamo di volevamo unire lo sport con diciamo aiutare chi ha veramente ha bisogno, specie nel bullismo, diciamo, ma non solo, avremo anche l'AILE a cui noi collaboriamo e doneremo il ricavato anche all'associazione AILE e non solo, tutto il ricavato di questo grandissimo evento, questa partita del cuore, verrà donato sia all'associazione Mabasta che all'associazione di bullismo di Lecce, e li ringrazio, ho già collaborato con loro, sono persone straordinarie che lottano nel territorio nazionale per cercare di sconfiggere nelle scuole il bullismo. E poi all'associazione AILE, perché comunque la conoscono ormai, cioè, è conosciuta a livello mondiale, e quindi cercheremo di poter dare tutto il ricavato a loro, a queste due associazioni. In Un calcio al bullismo avremo ospiti importanti come l'ospite della serata Claudia Nargi, che non ho avuto ancora modo, ma la ringrazierò veramente di cuore per questa sua partecipazione a questo evento, per noi qualcosa di importantissimo. E non solo, nello sport avremo anche Adrian Ricchiuti e Matteo Brighi, che nel territorio nazionale sono conosciuti, nel quale hanno giocato sia in Serie A, ma adesso tuttora fanno parte comunque nella nostra zona, e quindi per noi è qualcosa di importante. Giocheranno con noi nella mia squadra Razzon contro il Riccione 1926, al quale io devo fare un ringraziamento speciale, in particolare a Matteo Maffei, che è stato che collabora con noi. Oggi non è potuto essere qua purtroppo perché ha avuto anche lui dei problemi, però suppongo che ci seguirà sicuramente. Non posso che essere grato a lui perché ci sta dando una mano immensa a costruire questo bellissimo evento. E come dicevi tu Roberto, la partita si terrà il 9 luglio alle 20:30. Prima della partita avremo un triangolare dalle 19 alle 20 con i ragazzini under 13, quindi del Riccione 1926, del FIA Riccione e del San Lorenzo. Poi dalle 20 alle 20:30 avremo la presentazione del mio libro Fidarsi di emozione, dove racconterò un po' qualcosa riguardante il bullismo, dove anche Claudia Nargi, Adriano Ricchiuti e Matteo Brighi faranno le loro conclusioni, quindi anche loro parleranno. E poi alle 20:30 avremo la partita del cuore tra la mia squadra, che è l'Arzon, e il Riccione 1926. L'abbiamo chiamata Arzon perché in dialetto è Riccione, quindi diciamo che abbiamo voluto essere un po' un derby specie, diciamo. Ecco, io devo ringraziare, anche fare un grande ringraziamento per la mia squadra, perché quest'anno è il nostro quinto compleanno da quando siamo nati, e abbiamo una piccola, diciamo, società di calcio che siamo tutti ragazzi, tutti amici, prima di tutto siamo amici veramente di famiglia, quindi diciamo che ci vogliamo bene, aiutiamo, noi cerchiamo di portare lo sport, quindi come l'educazione, il rispetto, l'amicizia, la lotta contro il bullismo all'interno delle partite. Noi cerchiamo di essere giusti con i nostri ragazzi, con gli avversari, con gli arbitri, quindi cerchiamo di portare
tutto questo aspetto nello sport, diciamo che per noi è qualcosa di importante. E quindi diciamo che i nostri media partner, ringrazio anche voi Icaro TV, perché per voi è qualcosa di veramente importante, avere una media partner come voi quel giorno per noi sarà qualcosa di straordinario, quindi non vediamo l'ora, insomma, che arrivi questo momento. E noi vi aspettiamo numerosi a questo evento, perché più siamo, più aiutiamo chi ha davvero bisogno. Quindi. Benissimo, perfetto, grazie anche per averci ricordato tutti gli ospiti, tutto certo. Quanto, e ovviamente anche in questo caso ci sarà uno speciale che può andare in onda su Icaro TV, quindi questo per quanto riguarda questo appuntamento del 9 luglio allo stadio comunale Nicoletti di Riccione. Ovviamente, insomma, la tua squadra è invitata anche alle nostre serate di calcio d'estate, perché con... siete ovviamente invitati. Allora, dobbiamo chiudere con l'intitolazione del premio Sport Rimini e Riccione, che quest'anno si chiamerà Premio Sport Rimini e Riccione Caffè Giglio, quindi una partnership importante, nuova per la nostra realtà, però siamo molto contenti ed orgogliosi anche di poter appunto dare questo titolo a questa serata di sport che coinvolgerà davvero tantissime società del territorio di Rimini e Riccione che saranno premiate e saranno sul palco. Io ringrazio tutti i nostri ospiti che sono intervenuti qui sul palco, ringrazio i colleghi della carta stampata presenti qui al Frontemare questa mattina, a tutti coloro che ci hanno seguito nella nostra diretta Facebook. A questo punto non mi resta che darvi appuntamento al primo appuntamento, che sarà giovedì, questo giovedì già il 9 giugno al ristorante Frontemare per la prima serata di calcio d'estate, e poi tutte le altre date, mi raccomando, insomma, continuate a seguire questi appuntamenti. Buona giornata a tutti.